tifoso dei Pulcini di calcio 7, se non sbaglio, presidente Rocco, di calcio 7 della Union Team, che è la squadra che unisce Castelbelforte e San Giorgio in sostanza, e Begarello. Benvenuti a Piazza Pallone. Allora, siamo quasi alla fine, eravamo ieri per un attimo tutti contenti perché il Mantova ce l'aveva per un secondo fatta, poi alla fine è arrivato questo gol al 93esimo del Forlì che ha un po' rovinato la festa. In ogni caso il Mantova ieri ha vinto una partita in un contesto di forse due categorie superiori, perché ieri c'è stato una gran bel Martelli con 4.000 persone, con una curva splendida, una partita drammatica, sentita da parte di tutti i giocatori fino alla fine, insomma tanta lotta con la Spalla, che anche loro erano lì per giocarsi la matematica certezza della Ciuni, che è venuta fuori una partita piena di emozioni, insomma, dove il Mantova è riuscito a risolverla proprio allo scadere con un gol di Floriano. Mantova quindi che adesso dovrà pareggiare sul campo della Torres per avere la matematica certezza della C-Unica nell'ultima giornata di campionato che si giocherà domenica. Tra l'altro bisogna anche dirlo, poi ci sono, ne parleremo anche durante la trasmissione, del concatenarsi di risultati, insomma, per consentire alla Mantova di salire di categoria. Anche con la sconfitta il Mantova potrebbe salire ugualmente, nel caso il Forlì non segni più di 4 reti contro la Pergolettese nell'ultima di campionato, e ovviamente con il Rimini che deve battere il Real Vicenza nell'ultima giornata, dopo insomma con un discorso di classifica avulsa. Tra l'altro, insomma, è il caso anche di dirlo, di sottolinearlo, alla Torres serve il punto, perché la Torres avrà la matematica certezza dei playoff solo col punto eventualmente conquistato domenica. Insomma, è lì, insomma, il traguardo è proprio lì vicino, e poi insomma seguiremo questa settimana con la solita grande passione. Ne parliamo con uno dei protagonisti di questa stagione, di questa lunghissima stagione, che con il traguardo sempre a portata di mano, Alberto Quadri. Benvenuto a Piazza Pallone, ciao. Grazie. Facciamo forte l'applauso a Claudio Turella. Ciao Claudio. Grazie. Sono vicini a casa tua questi bambini, eh? Circa i bambini sono tutti vicini a casa mia. per come la penso io col calcio. C'è una serie di nipoti, Claudio, che può fare due squadre, né? La A e la B della Serenissima. Allora, dicevamo appunto del Mantova che ha vinto ieri il 90esimo in un contesto particolarmente bello. Insomma, io poi l'ho sottolineato nel servizio che poi sentirete fra un po', il fatto che comunque Mantova risponde sempre. Mantova può essere una città che agli occhi di tanti altri può essere la bella addormentata, un po' fredda, un po' così, ma quando si tratta di seguire il Mantova nel momento di bisogno risponde sempre, e con dei numeri davvero importanti. Ieri c'è stata una bellissima giornata al Martelli, ripeto, con quasi 4.000 spettatori, con un traguardo veramente vicino. Adesso noi organizzeremo anche la settimana, ovviamente toccando ferro così nell'eventualità dell'ultima giornata, per poi organizzare un'ultima puntata di Piazza Pallone eventualmente, insomma, degna di questa stagione piena di emozioni in negativo e in positivo, ma insomma si spera che sia in positivo. Allora, prima di tutto andiamo a vedere quello che è successo al Martelli proprio sugli spalti. Ieri abbiamo fatto un servizio anche, insomma, ringraziando la Lega Calcio di aver consentito anche un nostro operatore in campo per così farvi vivere meglio le emozioni che loro, i giocatori, hanno vissuto al Martelli ieri, con una curva stupenda in un contesto davvero notevole. Ci vediamo dopo questo servizio. Dopo. Il Mantova vive di giornate come quella di ieri, la linfa vitale di oltre un secolo di calcio nella nostra città. Sono partite che rendono sempre più unica la passione per i biancorossi e sono l'occasione per rendere unita una città intera in un turmine d'entusiasmo che ben poche piazze si possono permettere. Mantova Spal di ieri ha dato quindi lunga vita al Mantova, una partita vera seguita con l'incrollabile passione di chi vuole ancora provare emozioni forti guardando e vivendo le gesta dei biancorossi. Ieri è andato tutto per il verso giusto
giusto, tranne la fine, purtroppo. Le buone iniziative della società per far ritornare la gente allo stadio ed una voglia senza freni di rimanere in un contesto di calcio che conta ha trasformato ieri il Martelli in un catino simile a quelli visti in Serie B e che ha trascinato la squadra ad una promozione ormai vicinissima. Una giornata trascinata da una curva te pazzesca che non ha smesso mai un attimo di sostenere a squarciagola il Mantova anche nei momenti più difficili. Sia ad inizio gara sia durante tutto il corso del match non ci sono stati fischi, né mugugni né critiche. Il pubblico aveva solo il chiodo fisso della vittoria. Quel successo che sembrava non arrivare mai dopo un primo tempo a contratto ed una ripresa quasi drammatica. Poi la spinta costante, il risultato del Rimini contro la Torres, il pari tra Delta Porto Tolle di Forlì e finalmente il gol di Floriano. Un momento di tripudio come se fosse una liberazione per una stagione così sofferta e difficile. Quel gol che sembrava aver tolto ogni dubbio sulla conquista della C unica del Mantova, ma che purtroppo è stata strozzata da quel gol del Forlì proprio nel momento di far esplodere tutta la gioia di una città intera. Peccato aver chiuso così una giornata splendida per il Mantova, una giornata che ha fatto ancora una volta capire che in questa città ama tantissimo la sua squadra di calcio, dimostrandolo con un calore ed una passione paradossalmente lontana dalle caratteristiche della città stessa. Non diffidiamo quindi dell'apparente freddo della città, Mantova ha un cuore caldo ed entusiasmo da vendere. La prova? Basta venire allo stadio quando c'è da lottare. Alberto, insomma, tu già lo conoscevi il pubblico di Mantova, poi tu hai vissuto altre piazze con grande calore, come ad esempio Catanzaro. Insomma, ieri però è stata una partita sicuramente particolare, dove in campo contava solo ed esclusivamente il risultato. Il risultato è arrivato però strozzato da quel gol del Forlì. Insomma, che emozioni hai vissuto ieri? No, beh, sono state emozioni stupende, insomma, adesso rivedendole perché comunque questa è l'essenza del nostro sport, cioè gioire sotto i propri tifosi, insomma, che ieri sono venuti in tanti. È stato davvero bello, insomma, quello che volevamo fortemente a inizio anno, che magari per soprattutto all'inizio non siamo riusciti, perché fossimo partiti con il piede giusto, forse il Martelli sarebbe sempre stato così e ieri sarebbe stata l'ora della festa. Purtroppo il gol del Forlì ci fa penare ancora per una settimana, però insomma, se pensiamo come eravamo messi due settimane fa dopo la partita col Cuneo, insomma, dobbiamo essere lo stesso contenti e soprattutto guardare avanti, insomma, a testa alta, perché siamo veramente vicini all'obiettivo, insomma. Claudio, è stato davvero difficile, tu hai giocato tanti anni, vivere una stagione come questa, insomma, mettiti nei panni di un giocatore del Mantova quest'anno, tra cambiamenti di allenatore, tra tante decisioni, tra risultati alti e bassi notevoli, come diceva appunto Alberto, tra, non so, la sconfitta del Cuneo e poi ribaltare la situazione in così poco tempo, non è affatto facile, insomma, lì c'è da mettere prima a posto il gruppo, la testa, i nervi e poi in campo dare il massimo. Non sono momenti facili per un calciatore viverli come è stato fatto il Mantova quest'anno. È una domanda difficilissima, Giulio, perché poi dopo da come li vive un giocatore dipende sempre caratterialmente com'è questo giocatore, perché c'è chi si abbatte e c'è chi invece rompe tutto per cercare di saltare fuori da una situazione del genere. Quindi, come dicevi, mettere insieme 23-24 teste e riuscire insieme poi a tutto lo staff tecnico, riuscire a farle ragionare su quello che si dovrebbe ottenere, non è facile. E partiamo sempre dal presupposto, quest'anno ci sono 6 retrocessioni dirette e 4 vanno ai play-out, quindi l'abbiamo detto dalla prima trasmissione, ci saranno 6 società che si piangeranno addosso, che dovranno per forza retrocedere, la legge della matematica. Che poi questo sia stato un campionato tribolato, soprattutto in partenza, come diceva Quadri, è stato anche l'esaltazione del pre-campionato, probabilmente, che ha fatto credere e anche dire sia al presidente che all'allenatore siamo da primi 3 posti. E tutta la piazza chiaramente ha seguito questa cosa, quindi è diventata una situazione difficile, poi dopo da digerire il fatto di non riuscire a vincere, non riuscire a fare punti. Però insomma, tutto sommato, sono stati bravi perché sono riusciti quasi sempre a rimanere aggrappati lì, perché per conto mio non era la squadra da primi 3 posti, è una squadra che può
dalla prima partita giocarsi il sesto, settimo, quinto, sesto, settimo e anche ottavo posto. Quindi comunque era una squadra che in mezzo a tutte le difficoltà doveva arrivare dove sta arrivando adesso. Qualche partita prima probabilmente forse era anche meglio. È stato buttato via qualcosa di troppo e l'ho detto in una trasmissione, secondo me anche per presunzione di questa squadra e dello staff tecnico, perché a Bassano non puoi andare a perdere come hai perso. Torno sempre sul solito esempio: fai giocare in casa della prima in classifica, fatichi a recuperare un gol di svantaggio, pareggi e poi prendi il secondo gol in ripartenza del Bassano. Primo sei già contestato. Primo sei fuori casa, secondo sei quella là è la prima in classifica, vuol dire che lì c'è stata della presunzione da parte sia dello staff tecnico che dei giocatori. Comunque Claudio, insomma, adesso si può dire che siamo a un passo, superstizione a parte, tu come la vedi da qui all'ultima giornata? Io la vedo che come sono riusciti a riaggrapparsi in queste ultime due partite a questa classifica. Domenica mi dispiace non essere a Sassari, ma secondo me questi vanno in campo, mangiano il pallone in modo che non si giochi e portano a casa sicuramente il risultato. È stato difficile, Alberto, quest'anno la stagione, indifferentemente da come andrà a finire. Comunque insomma una stagione non facile proprio dal punto di vista dei nervi, ecco, da gestire. Ma guarda, devo dire che se siamo usciti da questa situazione, ora non è ancora finita, però se alla fine riusciamo a portare a casa questo traguardo, che secondo me è un traguardo troppo importante, è perché questo gruppo è stato sempre un gruppo unito e ha sempre lavorato e remato nella stessa direzione. Con le difficoltà che abbiamo avuto, se fosse stato un gruppo diverso sarebbe stato quasi impossibile per la partenza che abbiamo avuto. La nostra difficoltà è stata la partenza, cioè alla fine della stagione, se tu vai a analizzare i numeri, con la gestione Sabatini noi abbiamo una media punti di 1,85, la proiezione sarebbe di 63 punti, questo vuol dire che saremo secondi alle spalle del Bassano. Con ampio margine. Con ampio margine. Le prime 12 partite ci hanno condizionato nella testa e nelle certezze, perché sono state secondo me sprecate troppe energie parlando, pensando che le situazioni si potessero risolvere facendo stravolgimenti di qualsiasi tipo, quando nel calcio, soprattutto per una squadra nuova, la prima cosa che ci deve essere è la serenità e la tranquillità per poter lavorare. Questo è stato quello che ci ha condizionato. Poi quando vai in campo e non puoi mai sbagliare, questo non ti permette di lavorare né sui pregi né sui difetti, perché sei sempre con la testa al pensiero della classifica. Certamente. E questa è una cosa che, per quello che abbiamo vissuto noi, cioè per la mia esperienza, per quello che comunque ho percepito anche all'interno dello spogliatoio, è stato quello insomma che ci ha tolto parecchio. Poi ho sentito anche che se ci sarebbero stati dei figli di buona donna in più nello spogliatoio, però queste sono tutte dicerie che escono quando le cose non vanno in un certo modo. Io certo. Sono con la mia esperienza, sono 13 anni che gioco, penso che se non fosse stato un gruppo di questo tipo non saremmo qua aggrappati a questo risultato, ma sarebbe andata diversamente. Sì, infatti diciamolo, perché c'è anche sembra che sia tutto facile in certi momenti. Io ho guardato ad esempio ieri la classifica, ho visto ad esempio la Pergolettese, una squadra molto simile in fase di costruzione al Mantova quest'estate, insomma, presi giocatori di un certo livello, con molte aspettative, e insomma abbiamo visto dove è finita. Quindi c'è. Ha fatto l'esatto contrario però la Pergolettese. Sì. Dopo le prime 7-8 partite era prima, seconda sì, in classifica. Sì, 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 sì. Quindi poi dopo Tacchinardi ha mollato tutto, motivi li saprà lui. Forse è andato in lite con il presidente o non so cosa, hanno sostituito e piano piano la squadra è andata dove è andata, non perché Tacchinardi è andato via, però loro hanno fatto una partenza esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto noi. Sì, ma anche come significato che pur facendo la squadra in un certo livello, spendendo anche parecchio, insomma, la Pergolettese è data giù, insomma, per dire che tutto può accadere in un campionato e non è così facile. Certa volta no. Una domanda che volevo fare prima di andare in pubblicità ad Alberto: hai visto delle grandi differenze quest'anno nel campionato di seconda divisione in confronto ad altri campionati di Serie C che tu hai vissuto? Ma sicuramente quest'anno è stato un campionato anomalo per come è stato formato, nel senso che il fatto delle 6 retrocessioni, dei 4 play-out, comunque non ti permette mai di stare tranquillo, nel senso che comunque finché non hai raggiunto un certo margine, ma nel nostro girone questo margine l'ha raggiunto soltanto il Bassano, perché comunque le altre squadre dalla terza in poi siamo divisi da 2-3 punti, quindi sì. La differenza la fanno anche degli episodi alla fine, quindi questa è stata la sostanziale differenza. E poi
oltretutto potendo partecipare a un campionato sicuramente di fascino come quello della C Unica dell'anno prossimo, chiunque quest'anno ha cercato di fare una squadra, tranne un paio di squadre tipo Bra, Bellaria, comunque tutte le squadre erano attrezzate, perché comunque chi portava avanti un gruppo che aveva vinto un campionato, chi invece era una piazza importante quindi aveva la possibilità di spendere dei soldi in più, comunque tutte quante provavano a fare un campionato affascinante come quello che sarà quello dell'anno prossimo, quindi certo, questo è stato un motivo in più per che ha aumentato le difficoltà. Sì, allora facciamo così, adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritorniamo che andiamo a vedere quello che proprio è successo in campo in Mantova Spal. Ci vediamo tra poco, applauso. Tornate in piazza pallone. Allora, tutto a posto, bambini? Sì. Si vince tutte le partite regolari alla grande? Il presidente fa insomma, no, tutte no, però sono bravi, sono bravi. Il presidente onorario dice che sono bravi, allora vuol dire che siete bravi davvero. Ecco, mi raccomando, dopo ne parliamo. Andiamo a vedere quello che è successo ieri al Martelli in campo, ci vediamo tra poco. Il Martelli è quello delle grandi occasioni. Sugli spalti ci sono circa 4.000 spettatori con una curva a te da brividi. Mister Sabatini conferma la squadra della rifinitura di sabato con Masini e Schiavini titolari e con Fioretti dall'inizio. La Spal non punge, ma il Mantova fa fatica a passare. Al settimo Quadri conclude su punizione di poco alto sopra la traversa. Un minuto dopo risponde Cozzolino con una conclusione a lato. Al dodicesimo Cappellupo prova un tiro deviato in calcio d'angolo. Si arriva al 29esimo quando Bini non ha il guizzo giusto per mettere in porta. Al 33esimo Masini è bravo a cogliere il varco giusto ma non inquadra la porta. Il Mantova insiste, dal 35esimo Donazan prova la conclusione ma la palla termina sul fondo. Al 41esimo Cardini è bravissimo ad anticipare in area Berretti su un servizio al centro dell'area di rigore. Al 44esimo Donazan conclude fuori e dal 43esimo in mischia Creati prova la conclusione che costa sul muro ferrarese senza esito. La ripresa si apre con un'occasione al 14esimo di Cozzolino con palla respinta da Festa dopo un tiro debole. Un minuto dopo Silvestri si fa espellere per doppia ammonizione. Al 17esimo ci prova Creati ma la palla è fuori di poco e dal 30esimo Livi manda lato da calcio d'angolo. La Spal tira Remi in barca ma i biancorossi non passano. Mister Sabatini le prova tutte inserendo anche De Respinis. Si arriva al 43esimo quando lo stesso De Respinis riesce in qualche modo a servire Floriano che scala 20 in porta. Sembra tutto fatto con la spalla riversata totalmente in avanti, ma il gol del Forlì a Porto Tolle rovina la festa a tutti. Claudio, che partita è stata quella di ieri? Una brutta partita. Primo tempo era scritto che doveva essere così per entrambe le squadre, perché non potevi rischiare di prendere gol già dal primo tempo, perché rischiavi di mettere poi davvero delle grosse difficoltà nell'arco della partita che rimanevano. La Spal è venuta qua per fare il suo pareggino, non ha fatto nessun sforzo per fare qualcosa di più. E il Mantova, le due squadre praticamente si sono studiate tutto il primo tempo, poi il secondo tempo non hai fatto neanche in tempo a sistemare le cose, che hanno fatto poi l'espulsione, la Spal è rimasta in 10, noi siamo passati a 4-2-4 come a Sant'Arcangelo, e quindi abbiamo provato a mettere la Spal nella sua metà campo ed è nata poi questa situazione del gol. Una partita che tu hai detto che ci sono state parecchie situazioni, io non le ho mica viste, se non guardando, cioè mi veniva la pelle d'oca a pensare con quel pubblico che c'era. No, non ho detto niente. Ho detto che è stata una partita particolarmente densa di emozioni, non tanto per quello che è successo, perché per il Mantova inizialmente non riuscire ad arrivare dall'altra parte della squadra, due promozioni per due squadre, 4.000 per... No, te la passo. Se le emozioni erano quelle, te la passo. Erano quelle. Le emozioni in mezzo al campo non se ne sono proprio viste. Poi dopo, insomma, quello che dovrebbe far specie è che in mezzo a tante situazioni negative che il Mantova ha vissuto in questo campionato, nelle ultime due partite che ha rimesso in corsa abbondantemente la nostra squadra, abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che finora, cioè, non è che ci abbia proprio dato una grande mano, quindi diciamo che conta anche quello. Gol all'87esimo
a Sant'Arcangelo senza aver fatto grosse cose prima, e gol all'88-89 ieri senza aver fatto grosse cose prima. Però è anche vero che i gol vanno fatti alla fine, così gli altri non hanno il tempo per recuperare. Alberto, sì, non è comunque facile, cioè, allora, indifferentemente Sant'Arcangelo e anche contro la Spalla, cioè, la squadra che si chiude, si chiude. La Spalla ieri si è chiusa, ma il Mantova doveva far gol, ma non, cioè, ha fatto fatica perché proprio c'era una squadra che si è chiusa, o no? Ma sì, il primo tempo praticamente loro erano 11 dietro la linea della palla, anche le loro punte lavoravano in fase difensiva e noi abbiamo fatto fatica a creare occasioni. Abbiamo avuto qualche situazione su palla da fermo, però è anche normale che una partita in cui il risultato conta così tanto sia molto tesa, si giochi sul piano dei nervi. Il secondo tempo magari abbiamo avuto un qualcosa in più, però comunque abbiamo fatto fatica a concretizzare in azione, cioè la nostra pressione, abbiamo fatto fatica a concretizzarla in azioni da gol. Col senno di poi, avessimo giocato così magari anche altre partite, portando a casa l'1-0 alla fine su un episodio, avremmo qualche punto in più. Invece magari ci sono state partite in cui creavamo 7-8 occasioni da gol e pareggiavamo 3-3, quindi era una partita in cui il risultato era fondamentale, l'abbiamo ottenuto, dobbiamo essere contenti per questo. Poi il resto è vero, non abbiamo fatto una prestazione super. Però in questo periodo della stagione sono poche le partite che... E poi contano solo i punti, esatto, indipendentemente dal resto. Esatto, si vede un gioco... Prendili come vuoi, però infatti prendili. È stato un contesto dove è stato anche capito, perché lo spiego anche per tanti telespettatori, quando arrivano partite come queste, il pubblico che interviene con quelle 1.000-2.000 persone in più sono quelle che magari da 2-3 anni che non vengono allo stadio proprio per il momento particolare che ritornano, magari si vedono una squadra che non gioca come se lo ricordava in B, per dire, comincia a fischiare, invece ieri, per dire, hanno capito, cioè ormai anche tutti hanno capito che il Mantova ha bisogno di vincere, punto e basta, insomma, è quello. Ma infatti l'atmosfera di ieri era bellissima, è stata molto bella, ci ha dato una mano e alla fine è stata un'esplosione. Sì, sì, sì. Ma te quando è che hai saputo che ha fatto il gol di Portatore? E il Forlì? Praticamente o tu sei stato come il mister che ha detto no, noi siamo andati in mezzo al campo, sì, sapendo che stavano pareggiando, quindi però non volevamo esultare prima che finisse la partita, però sono entrati dei tifosi così che ci toglievano le maglie e noi volevamo aspettare nel momento esatto in cui siamo arrivati in mezzo al campo per aspettare. Vi hanno restituito la maglia. ci hanno detto che aveva segnato e quindi niente. Sì, anche questo finale è stato abbastanza curioso, insomma, tutti a pensare alla Torres, alla fine non è la Torres ma è bensì Forlì che potrebbe, tra virgolette, romperti le scatole. Comunque tra che segnasse il Forlì e segnasse il Delta Porto Tolle è stato meglio che ha segnato il Forlì, questo non c'è dubbio, quindi sì, sai, certo, è un risultato, un pareggio sarebbe stato bello la fine, anche perché eravamo nel nostro stadio, quindi era una bella cornice. Bello per tutti, no, parla il tifoso numero uno del Mantova. No, ma anche per la Spalla, giustamente. No, ma scherzi, sei qua che lotti da un anno per arrivare a questo obiettivo, quindi... L'importante è che noi abbiamo fatto il nostro dovere. Esattamente. Poi gli altri, sai, se ci davano una mano, bene. Così dobbiamo aspettare l'ultima giornata. No, io ero solo terrorizzato perché ho detto qua se Mantova va su di domenica, mi ero messo d'accordo, forse tu non sapevi, doveva venire qua tutto il Mantova oggi. Tutta la squadra, compresi i dirigenti, ero disperato, l'ho detto qua, vabbè, sono contento che mi hanno tanto su, ma oggi ho una giornata d'inferno, sì, sono tranquillo, ce l'organizziamo con calma eventualmente per la prossima. Sei già avvertito, a Massimo in un'altra volta, ritorno, porta pazienza, Alberto. Per una vittoria, vengo volentieri. Dai, vieni, volentieri. Esatto. Allora, andiamo a vedere adesso un attimo, perché ci sono state anche delle proteste sul gol del Mantova, no? Perché si è detto che delle spinisse... No, Bini. Bini aveva fatto una sorta di assist con la mano. Adesso si trova meglio con le mani che con i piedi, probabilmente. Andiamo a vedere. Pallone lungo, stop. Boh! Ecco, tutti i ragazzini delle Union Team a vedere, guardate bene, si è fatto il fallo di mano, Vediamo, colpo di testa, pian pianino, avanti. Aspetta, non parlate senza microfono. Dietro. È piano però, dovete andare avanti piano. Piano. Ecco, Avanti.
Non si capisce molto bene. Lo vedi meglio a velocità naturale. Tu, Claudio, fagli dici? Fare un passaggio a velocità. Io dalla tribuna ho visto chiaramente che l'ha toccata, ma mica volontariamente, però nel movimento del braccio l'ha toccata. Quadri? Sì, secondo me l'ha toccata. Non è volontario, ma l'ha toccata. L'ha toccata quel tanto che basta per fare un bel assist. E è andata alla grande così. Presidente onorario? Ma io concordo che ha toccato con la mano e si vede più a velocità naturale che tutte le varie. Però sta fasi. Correndo, le capita tarino. E meno male. Che qualcuno l'ha visto. Siamo onesti, sì, era fallo. Era fallo, siamo onesti, siamo era fallo di mano. Va bene la fallo di mano? Uno ha detto che. Tu hai detto Mosè. Mosè, ne? Ma io credo più a lui. Ti chiami? Alessio, credo più ad Alessio. Mosè, dai, ma lasciamo perdere, insomma. Però è stato bravo anche Floriano, lì, perché proprio non ci ha pensato, è andato subito di controbalzo a buttarla dentro bene. Cosa dici, Claudio? Se c'ero io... Bravo, lì, insomma, è stato bravo, considerando la situazione atletica di Floriano, essere lì e crederci e continuare ad andare, perché... L'abbiamo detto ormai, insomma, è molto sulle gambe Floriano, ha fatto un campionato strepitoso e... Però cioè, lì è capitata l'occasione, lui l'ha vista e ha fatto benissimo. Infatti qua di tu il pallone a Floriano gli devi dare adesso giusti sulle gambe perché si ti fa uno scatto di più. Esattamente. Infatti certe volte dico, insomma, diciamo, fammi correre. No vabbè, a parte gli scherzi. A parte che abbiamo un rapporto, cioè io e Roby abbiamo veramente un bellissimo rapporto. Quindi. Poi quando vedo che la palla arriva a Roby in quella sì. zona di campo lì sono abbastanza tranquillo. Infatti avevo già cominciato a correre. Esatto. Che mi fido ciecamente, guarda. No, veramente, anche lui sta... Però mi pare che insomma, ultimamente si stia... Anche nella partita di ieri, tanto ha detto, ma l'ho visto in ombra. Ripeto, però qualche tifoso mi ha detto, ieri Floriano, insomma, ha fatto gol, ha fatto il gol decisivo. Ci aveva una difesa della SPAL tutta dietro, non è che può sempre scattarle tutti. Sta tirando fiato, cioè. Poveretto, anche lui. Ma io ti dico, per assurdo, se ero io l'allenatore, lo mettevo in panchina a Floriano ieri. No, e lo faceva... Ecco, tu parli c'è non qua, ho, c'è parli qualche non che si è storto sulla... Lo faceva entrare al cinquantesimo, in modo che affrontasse degli avversari che quantomeno avevano già speso per 50 minuti. E che lui potesse essere un po' più brillante di quello che è, cioè, parla sempre lui, sono d'accordo tocca gli... Però dico, Floriano l'hanno sempre messo in campo o no? Cos'è? È mica una punizione quella che ti ho detto io. Cioè, questi allenatori moderni, Claudio. Ma la fanno come te gli allenatori moderni, perché l'hanno fatto giocare. Io sono uno di quelli all'antica, lo facevo, tenevo in panchina sicuro. Un applauso a Claudio, sicuro. Allora, fermi bambini, perché secondo blocco pubblicitario noi ci vediamo tra poco, rifate l'applauso. Ritorna di Piazza Pallone, applauso. È scappato via un bambino della Union Team, stava per... Presidente, ti stava venendo addosso. Allora, andiamo a vedere le interviste raccolte ieri, ovviamente tanta concitazione perché sai, anche in questi momenti... Silenzio, vai. Allora, insomma, c'è stato un attimo in cui anche coi calcoli non si sapeva bene com'era la situazione, insomma. Comunque, quello più deluso alla fine era l'allenatore della SPAL, perché era sicuro in qualche modo di aver così conquistato l'obiettivo, anche se c'è il Bellara domenica, insomma, quelli della SPAL erano un po' arrabbiatini per questo gol preso nel finale. Andiamo a sentire le interviste e ci vediamo tra poco senza spauso, senza. Sì, purtroppo ci costringe a soffrire fino all'ultima giornata. Peccato perché credo che la Spalla oggi abbia fatto un'ottima partita, rischiando pochissimo. Non mi ricordo una parata di Menegatti. E tra l'altro abbiamo avuto una palla gol clamorosa con Cozzolino. Peccato, abbiamo detto fino alla fine. Mi dispiace per questo episodio dell'espulsione. Comunque sono episodi che condizionano una gara. Peccato perché alla fine è arrivata questa notizia della vittoria del Forlì. Dammi pure la linea. Quindi niente, okay. Non riusciamo a festeggiare, pazienza, lo faremo domenica in casa nostra. Ma sì, oggi si vede comunque la tensione, la posta in palio, sono partite molto bloccate, c'è comunque da entrambe le parti la paura comunque di perdere. No, mi dispiace perché comunque sono convinto che abbiamo fatto una buona gara, quello che dovevamo fare, abbiamo retto bene anche in 10. Peccato per questo gol alla fine,
però pazienza, dobbiamo metabolizzare subito e poi rifare una settimana tranquilla. Abbiamo l'ultima partita in casa. E... L'espulsione? Noi abbiamo protestato perché secondo noi quando parte il lancio il guardialinea alza, alza la bandierina per il fuorigioco, l'arbitro deve dare fuorigioco. E invece dice che l'ha preso prima che partiva la palla, dopo lì non lo so. Beh, diciamo che eravamo in un momento abbastanza critico, ecco. Dopo il calcio regala anche queste cose, siamo stati bravi a non rabbazzare la testa, insomma, a rialzarci. Siamo riusciti a vincere, avevamo l'obiettivo di vincere queste tre partite per ottenere la salvezza diretta, ne abbiamo vinte due. E adesso andiamo a giocarci la salvezza con la Torres, avendo due risultati su tre. Vediamo di preparare bene la settimana la partita, perché sicuramente è la partita dell'anno, ecco. Sì, queste partite qua credo che non bisogna stare lì a guardare tanto il gioco, bisogna guardare la sostanza, perché era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi e quindi abbiamo badato più al sodo, ecco. Siamo riusciti a sto bravo Floriano lì all'87, 88esimo, essere freddo sotto porta e abbiamo portato a casa questa partita che per noi è importantissima, è vita per noi vincere questa partita. Sì, è stato veramente emozionante. Quel momento mi sa che il Forlì e Porto Tolle stavano anche pareggiando, sembrava il gol che ci portava in C unica. Invece non è stato così e vabbè, ci giocheremo, è stata un'annata sofferente, tanta sofferenza e fino all'ultima giornata sarà così. Era una partita difficile, una squadra forte. Per noi dobbiamo vincere per forza, sai, non è semplice quando devi vincere per forza. Poi in 10 abbiamo cercato di far girare palla, di creare superiorità numerica sugli esterni. Alla fine ci siamo riusciti e bene, dai, contenti. Il gol, non so se Cardina ha messo dentro la palla e Bini, una mezza spizzata di Bini e sono arrivato io in corsa che ho visto la palla che rimbalzava lì, insomma, credo vicino agli 11 metri, o appena fuori, e niente, l'ho calciata di controbalzo, di mezzo al volo, non so. Ho cercato di spaccare la porta in quel momento, di tenerla bassa e ci sono riuscito e un gol importante sicuramente. Beh, è stato sicuramente emozionante, la matematica ancora non ci dà in promozione, insomma, però voglio dire abbiamo fatto sicuramente un passo importante, oggi una partita sicuramente sofferta come d'altronde è stato un po' tutto il campionato, però insomma abbiamo gioito alla fine e adesso andiamo in Sardegna e speriamo di festeggiare lì, insomma, sostanzialmente, ecco, questo è un po' il punto. Ma no, sinceramente la partita ha rispecchiato un po', diciamo, quello che potrebbe essere anche la tensione da parte di entrambi le squadre, quindi sicuramente magari anche sentita ancora di più da parte nostra, però non mi aspettavo una cosa diversa da questa, sinceramente, ecco. No, beh, il pubblico è sempre emozionante, entusiasmante, assolutamente fuori da ogni schema, nel senso che comunque per la categoria sicuramente ha dato una grande carica, una grande energia, diciamo, a tutti. Bello, bello lo spettacolo, la presenza, tutto, è stato fantastico, insomma. Ma sì, ormai sono anche un po' abituato, sinceramente, ecco, siamo arrivati alla fine di questo campionato, sono abituato a tutto, a vedere di tutto, quindi non dico che ci ha fatto il callo, ma poco ci manca, ecco. D'altronde l'avevo detto che sarebbe servita una partita con molta pazienza, con molta attenzione, perché è così. Conoscendo gli obiettivi delle due squadre, conoscendo tutti i presupposti, questa mi aspettavo, ma devo dire anche questa sognavo che fosse così, perché alla fine il gol è arrivato molto tardi, forse troppo tardi, però alla fine è arrivato. E niente, questa è. Penso proprio che oggi la pressione finale l'avremmo innalzata lo stesso, anche perché non avevamo, come dire, alternative. Io l'avevo detto anche con il mio staff che era una partita fortemente a rischio, no? Porto e Tolle, perché tutte e due avrebbero provato a superarsi fino all'ultimo secondo, quindi non ero assolutamente tranquillo, anche quando erano iniziati i festeggiamenti non ero tranquillo, perché sapevo che sono partite che si giocano sull'ultima palla, perché tutte e due vogliono prevalere e giocarsi la possibilità di accedere alla promozione diretta, quindi non m'ero illuso, devo dire la verità. Ma mai come in questo periodo, devo dire, sono molto, come dire, razionale, molto sereno ma molto razionale, senza lasciarmi
travolgere da nessun tipo di entusiasmo. È una partita molto difficile quella che ci aspetta, lo sapete tutti. Però quello che ci deve dare grandissima fiducia è l'atteggiamento della squadra, no? La squadra vuole a tutti i costi, raschiando tutte le energie fisiche e mentali che ha, vuole a tutti i costi raggiungere l'obiettivo. Lo vogliamo tutti, sottolineo, e questo ci deve dare grossa fiducia. Per il resto sarà una partita complicata. Claudio, anche dall'intervista, da quello che dice il presidente, quello che ha detto anche l'allenatore, insomma, sembra quasi che ci sia così è stato quasi un sospiro di sollievo ieri la vittoria, insomma, di una stagione che veramente sta togliendo tanta energia anche a livello proprio nervoso a tutti, anche a chi non è in campo, insomma. Vorrei vedere chiunque in quella situazione, cioè, torniamo sempre. La devi leggere in questo modo: due partite fa come eravamo messi, come ha detto Alberto prima. Queste due partite, come abbiamo recuperato la classifica, di conseguenza è normale che ti porta quasi allo sfinimento. Però io vorrei riacciarmi un attimo a quello che ha detto il suo allenatore, il fatto che Guardalini ha segnato sull'espulsione. Sì. Ha segnalato il fuorigioco e l'arbitro non doveva ammonire, doveva solo dare fuorigioco. Ti faccio un esempio banalissimo. Invece di prenderlo per la maglia, gli avesse dato un calcio da rompergli una gamba. Ah, certo. Cosa succede? Sì. Cioè, qua si dimenticano forse che nel regolamento, se il gioco è fermo, dall'altra parte tu dai un cazzotto a un altro e ti vedono, ti buttano fuori. Cioè, ma il gioco era fermo. Sì. Cioè, cosa conta questo? Poi che l'arbitro sia stato esageratamente fiscale, questo siamo d'accordo. Poteva anche evitarlo, perché è una tirata di maglia. Comunque a noi è successa la stessa cosa con Renate e con Olivi. Cioè, noi avevamo la palla e c'è stata un'espulsione con fallo dal limite dell'area a 25 metri da dove era la palla in quel momento. Sì. E quindi, cioè, il regolamento è stato applicato allo stesso modo. Cioè, l'arbitro ha ritenuto il fallo su Floriano precedente al fuorigioco. E quindi, certo, essendo precedente, ha sanzionato la prima sanzione. Sì, quindi, ci sta. Cioè... No, su quell'aspetto ci sta. No, perché anche il presidente della Spal si è arrabbiato molto su questa cosa, sembrava che noi avessimo qualche accordo con l'arbitro, cioè quelle sono cose che è meglio che le racconti a casa sua, a tavola con i suoi, e mica in una televisione o dei giornalisti. Lodi? Come ti è sembrato? No, Lodi l'ho conosciuto personalmente ieri per la prima volta, ho parlato un attimo su in tribuna, mi è sembrato, è il più teso di tutti, abbiamo sempre detto che lui è il primo tifoso, che il presidente è sempre il primo tifoso, quindi questo gol quasi alla fine è stata una liberazione principalmente per lui o poi per tutto il resto. Poi c'è stato quell'attimo di amaro in bocca, perché dal 94esimo a prendere il gol c'erano messe in fila tutte le tre cose che tutti speravamo che si mettessero in fila, poi al 94esimo una è saltata. Pazienza, andremo per forza, cioè andare a Sassari e fare la tua partita appunto a capo. Cioè, era il massimo, come diceva prima Alberto, festeggiare direttamente lì. Cioè, siamo passati dalle stelle alle stalle e viceversa, no? Sì. E giro sì, di 15 giorni, cioè due partite. Hai detto tutto, Claudio. Pubblicità, ci vediamo dopo. Applauso. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, un attimo una parentesi, anche se giustamente in questo periodo i riflettori sono tutti per il Mantova. Il Castiglione comunque sta onorando al massimo il campionato, ne abbiamo parlato anche in settimana di cosa sta facendo la società di Patron Zilia in vista della prossima stagione. C'è stata anche una dichiarazione importante che faranno comunque nell'eventualità, insomma, che il regolamento glielo consente, anche la richiesta di ripescaggio, quindi ci proveranno, insomma, fino alla fine eventualmente a ritornare in Lega Pro. Questo Castiglione che comunque in questo finale di campionato sta facendo benissimo, ieri ha vinto anche contro la Pergolettese in un contesto proprio quasi di una partita amichevole. Insomma, andiamo a vedere come è andata Pergolettese Castiglione in questo servizio di Giacomo Lasagna. A testa alta,
chiaro era stato il messaggio della società loisiana, che dopo la retrocessione avvenuta già qualche settimana fa aveva chiesto ugualmente massimo impegno agli atleti fino al termine della stagione. Il messaggio sembra essere stato recepito nel migliore dei modi da Ruffini e compagni, che nell'ultima trasferta dell'anno si sono voluti regalare una domenica da protagonisti. Il 2-4 di Crema contro la Pergolettese sembra essere infatti il giusto premio per un gruppo che, al di là dei limiti palesati in campionato, è cresciuto notevolmente. Seppur la sfida del Voltini non avesse più di tanto da chiedere ai 22 in campo, i rossoblù hanno dimostrato ancora una volta di voler chiudere l'esperienza tra i professionisti con una performance di livello. Dopo nemmeno 10 minuti, infatti, a dimostrazione dello spirito battagliero degli aloisiani, è Curcio a portare avanti il team virginiano con un preciso diagonale che non dà scampo a grandi. Al minuto 22 riaffiorano però le consuete disattenzioni difensive che spianano la strada a Bardelloni. Il numero 11 della Pergolettese non può non approfittarne e realizza l'1-1. Il cuore del Castiglione però è grande e la squadra si getta nuovamente in avanti alla ricerca del gol del vantaggio, che arriva grazie a Rossi, che approfittando di una dormita della retroguardia di casa con un delizioso pallonetto gonfia la rete. La prima frazione si chiude con una bella parata di Bonato sull'estroso Jeddah. Anche nei secondi 45 minuti la musica non cambia e le due formazioni regalano gol e spettacolo ai pochi intimi presenti. Le marcature vengono inaugurate dal cremasco Cogliati, che al 57esimo riporta il risultato in parità finalizzando una bella azione personale. Il Castiglione però ha un solo obiettivo: vincere. La determinazione degli aloisiani viene premiata dalla caparbietà di Gambaretti, che al 77esimo si toglie addirittura l'ospizio di realizzare in lob il 2-3. Ma non è tutto. Sarà Olliboni, entrato a metà ripresa, a mandare in archivio la partita, chiudendo nel migliore dei modi una splendida azione corale. Domenica Colbrà si chiuderà la comunque splendida avventura in Lega Pro dei Rossoblù e per l'occasione l'accesso all'Usetti sarà gratuito per tutti. È proprio vero che il Castiglione e Castiglione non perdono mai. Allora, prima di tornare a parlare del Castiglione, ovviamente anche noi come redazione di Telemantova siamo vicini alla famiglia Elezzi, ragazzo colpito da una leucemia fulminante, giocatore degli allievi interprovinciali del Sant'Egidio San Pio. Insomma, si è aperta una gara di solidarietà nei confronti della famiglia di questo ragazzo. Anche il sindaco di Virgilio, insomma, si è unito a questa iniziativa, insomma, dare una mano a questo ragazzo. Potete trovare poi eventualmente informazioni o su Facebook alla pagina di Dario Casale, oppure informandosi con il Sant'Egidio San Pio, la società di Mantova. Insomma, cioè, diamo una mano a questi ragazzi. Ovviamente siamo vicini anche a tutti gli altri ragazzi che in questo momento, insomma, sportivi e non, che non stanno bene. Allora, tornando a Castiglione, insomma, si parlava anche, cioè, qua c'è una rivoluzione totale, insomma, praticamente quasi tutti i giocatori andranno via, saranno pochi i riconfermati, anche il mister non ci sarà più, si ripartirà eventualmente da un tuo, almeno le notizie che danno, da un tuo concittadino, insomma, Gabriele Monelli forse potrà, è uno dei nomi possibili come nuovo DS del Gabriele Monelli. È un ragazzo molto preparato, ha smesso di fare il segretario perché ha voluto fare il direttore sportivo, ha fatto il corso, conosce tantissime società, tuttora, nonostante sembra che non stia facendo niente, in giro sabati e domenica a vedere primavere, partite, va spesso in giro per l'Italia e non solo in giro per la provincia di Mantova o Verona. È un ragazzo che bisogna che faccia vedere cosa riesce a fare. Secondo me i numeri li ha, le conoscenze le ha, i rapporti li ha, ed essendo qua del luogo mi piacerebbe davvero che Monelli andasse al Castiglione. Dopo c'è anche Enrico D'Alè, insomma, tra i nomi c'è anche Enrico D'Alè, altro grande amico che conosciamo, insomma, che ha lavorato direi bene qui perché abbia vinto il campionato, quindi non puoi dire assolutamente niente a un direttore sportivo che vince un campionato subito. Ha lavorato anche bene nel primo periodo alla San Bonifacese quest'anno, poi dopo ci sono state una serie di cose che gli hanno fatto mollare tutto prima che crollasse in pratica l'impalcatura della, certo, San Bonifacese. Allora, dicevamo appunto del campionato, ormai manca una giornata dal termine. Intanto andiamo a vedere in grafica cosa è successo ieri appunto in campionato. Vedete il pareggio Bassano-Renate. Bassano non ha mollato non sta mollando fino all'ultimo, anche con Renate partita vera 2-2. Ha mollato ovviamente il Bellare, lo vedete, sconfitto
favorito abbastanza nettamente, direi nettamente da Cuneo per 7-0, come il Bra 6-0 con l'Alessandria, qua discorso ormai sistemato, insomma, con l'Alessandria ormai in, da un po' di tempo in C unica. Poi ormai quello detto e ridetto, la vittoria proprio lo squadrone del Forlì contro il Delta Porto Tolle, il pareggio tra Monza e Sant'Arcangelo, la vittoria fondamentale del Rimini contro la Torres, che insomma sta in qualche modo arrivando così col fiatone verso i fatidici playoff, e poi la vittoria della Virtus Verona contro Real Vicenza. Andiamo a vedere la classifica, eccola qua, la classifica che vede il Mantova che è dato con questa vittoria non solo è entrata e rientrata in maniera netta, lo era già la volta scorsa nel gruppo delle prime, ma vedete 51 punti, 3 punti di vantaggio dal Forlì. Allora andiamo a rispiegare quello che ho spiegato all'inizio. In sostanza, il Mantova col pareggio, domenica c'è Torres Mantova, col pareggio il Mantova potrà conquistare la matematica certezza della C unica, e la Torres ovviamente ha bisogno del punto per essere sicura di essere all'interno della griglia dei playoff. Ovviamente in corsa ci sono tante squadre per quanto riguarda i playoff, c'è anche Rimini di mezzo, insomma diciamo che ancora veramente un ultimo sforzo e il Mantova ce la può fare. Andiamo a vedere appunto il prossimo turno, eccolo qua, lo vedete, Torres Mantova è la partita sicuramente più delicata, la spalla insomma non dovrebbe avere problemi a cogliere i 3 punti contro il Bellara retrocesso, e poi c'è questa interessante Real Vicenza Rimini che insomma potrebbe dare più che altro a Rimini la possibilità di conquistare altri 3 punti, inserirsi dentro la griglia di playoff che sembrava praticamente impossibile qualche settimana fa. Alberto, si è detto di tutto insomma di questo finale di campionato, c'è nient'altro da fare, dovete pareggiare, punto e fare, punto e fine. Ma noi dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere. Tanto con la vittoria insomma magari si può andare ancora più in alto. Esatto. Quindi andiamo a vedere ancora la classifica. Il nostro paradosso di questo campionato è incredibile. Ma noi ci prepareremo questa settimana per andare a Sassari e vincere la partita. Questo non è in discussione. E dopodiché vedremo come andrà a finire. Secondo me, andando a vedere i play-out, il Rimini, se arrivasse ai play-out, secondo me sarebbe la squadra che in questo momento qua sta meglio di tutte. Sono d'accordo anche io. E anche perché arriva con l'entusiasmo di chi sta arrivando da dietro. E quindi niente, dipende da noi, quindi andiamo là tranquilli, perché comunque le ultime due partite abbiamo dimostrato di esserci. Loro sicuramente sono in un periodo, dopo un grande girone di ritorno, un periodo di flessione, e quindi vediamo come finirà questa partita e questo campionato. Claudio? Beh, hai già detto l'inizio, insomma. Non c'è niente da dire. Magari si sgonfierà un po' il pallone. Le partite si va sempre in campo inizialmente per provare a vincerle. Poi strada facendo uno può anche capire che può anche andare bene in pareggio, nel senso che non riusciamo a vincerla, piuttosto che rischiare di perderla è meglio pareggiare. Ma il concetto di preparare una partita per andare a vincere, questa dovrebbe essere di base per tutte le squadre, che va anche Bellaria, che domenica va a Ferrara, altrimenti che stia a casa, cioè se tu non puoi partire certo, non puoi partire in un'altra maniera per andare a giocare a calcio, devi provare a andare come facevamo noi a Foggia quando si andava a Torino con la Juventus, andavi là per pareggiare. c'erano i due punti. Ti provavi a vincere, dopo alla fine ti accontentavi di perdere 1-0, 2-0 perché contavano le differenze ai reti anche, no? Però insomma altrimenti non ha senso che uno faccia una trasferta o che si metta in uno spogliatoio a cambiarsi per fare una partita. Parole sagge, Alberto? Sì, ma questo è lo spirito che... Bravo. Insomma, è normale, Giulio. Sì. È lo spirito che dobbiamo portarci dentro, insomma. Quindi è stata sempre anche la nostra mentalità, quella di cercare a vincere. A volte, cercando troppo di vincere, magari non abbiamo portato a casa qualche punto che sarebbe ossigeno puro in questo momento. Però, ecco, proveremo a vincere perché la nostra mentalità deve essere quella. L'ultima domanda ti faccio. Allora, mettiamo il caso, il Mantova tutto bene, l'anno prossimo va in C unica. Il futuro come lo vedi? Parli con lui? Con te. Parli con me. Allora, il futuro secondo me è da inquadrare in una situazione abbastanza semplice sotto un certo aspetto, poi magari non conoscendo tutto potrebbe essere complicata. La società, quando ha ingaggiato Sensibili, ha ingaggiato uno tra i più bravi direttori sportivi che c'erano in circolazione, no, senza lavoro, tra virgolette, no?
Questo dovrebbe significare che la società gli ha fatto un quadriennale, mica uno scherzo. La società era intenzionata a fare il meglio possibile di quello che si poteva fare a Mantova. Ingaggiato tra i più bravi, se non il più bravo, direttore sportivo, quindi vuol dire che un progetto la società ce l'ha. Il presidente Lodi un progetto ce l'ha, che dopo te lo dirà prima o poi, spero, perché insomma a fronte di una situazione del genere vuol dire che uno ha disponibilità, vuole fare qualcosa di importante, altrimenti non avrebbe fatto un passo del genere. Quindi dici che tu non sei sensibile. Quindi io dico che c'è da stare tranquilli, c'è da capire, intanto c'è da prendere questa quadro categoria qua. In questo momento. Poi le persone le persone preposte si siederanno intorno a un tavolo e diranno: questo è quello che possiamo fare, questo è il budget che abbiamo a disposizione, queste sono. Allora, i tecnici decideranno quali sono, si decideranno i tecnici, ammesso che siano questi tecnici che vanno avanti. Cioè, una società quando riparte per un anno nuovo riparte con nuove energie, con nuove intenzioni e magari con nuovi anche personaggi, non è mica detto. Testa che... bassa, eventualmente il prossimo anno sì. Oppure allora, andiamo. Io credo che una cosa da intelligenti sarebbe quella di. Di intelligenti non parlarne in teoria di questo argomento. No, io ne parlo lo stesso. Una cosa, è colpa mia. Una cosa da intelligenti a livello società sarebbe quella di confermare la categoria l'anno prossimo, cercando di tirar su qualche giovane interessante che hai della Beretti. Quindi mantieni la categoria e in previsione ti fai l'anno le ossa, sia per tanti dirigenti che il primo anno che fanno i dirigenti, il presidente compreso, il secondo, ma l'anno scorso facevi il dilettante, quindi ti fai un po' le ossa su quello che è il calcio professionistico. E poi se hai lavorato bene quest'anno col mantenimento l'anno prossimo, col mantenimento della categoria, qualche inserimento giusto, puoi anche pensare l'anno dopo di sbilanciarti e dire: vuoi vedere che con questa squadra con 2-3-4 inserimenti giusti si potrebbe anche provare a... Finiamo qua perché ovviamente non c'è ancora una partita campionato da giocare. C'è l'anno prossimo, lo dico per i tifosi, manteniamo la C e l'anno prossimo che nessuno si sogni di dire Serie B, Serie B, a partire dal presidente al magazziniere. Basta, c'è qua che non sta in piedi, un attimo, c'è una partita da giocare, vedi che è tutto emozionato. Cioè, ragione. Ma insomma, adesso lunedì i giocatori lunedì si rilassano. Esatto. Vorrei chiamare qui di fianco a me il presidente onorario per concludere la trasmissione e parlare anche, come sempre, dei tanti bambini. Eccoli qua. Allora, intanto... vediamo se riusciamo, Lino Rocco, che insomma è l'anima, l'abbiamo già detto la volta scorsa, un po' del calcio della zona tra San Giorgio... È una istituzione. È un'istituzione, insomma. Bambini, questi, bravi, detto che c'è qualcuno che potrebbe anche fare qualcosina. Guarda, innanzitutto volevo salutare il pubblico, che so che è sempre presente, e grazie anche alla tua verve, alla tua, insomma, come dice l'amico Serpico, tifoso... E faccio un in bocca al lupo a quadri a nome della mia società. Grazie. Di tutto il circondario, che so che ci sono tanti tifosi. Grazie. Che a Sassari arrivi quel famoso risultato che Mantova merita. Quindi un in bocca al lupo a te e ti do del tu, perdonami, certo. E a tutti i tuoi compagni e a tutto l'ambiente, speriamo in bene. Poi volevo parlare di questi piccoli amici che sono venuti con me. E questi sono i Pulcina 7 2003 con qualche 2004. Ecco. Stanno lavorando bene. Siete nati quando il manto è in Serie B, eh? Ecco, voglio fare una piccola osservazione che poi è un consiglio che do sempre. Ragazzi, mi raccomando. Educazione, serietà, principio molto importante la scuola. E dovete crescere calciatori ma con l'istruzione, quindi lo sapete quello che è importante. Mi raccomando, fate i bravi, si stanno battendo bene, non c'è il mister perché è impegnato. Certo. Comunque Caprini che li segue, li sta lavorando molto bene. Mi raccomando, divertitevi, ecco. Che questa è anche l'età giusta per divertirsi a giocare a calcio. Poi volevo così fare ancora un applauso ai nostri 99, sì. Che insomma stanno dominando il campionato, anche se ieri diciamo che ha avuto un colpo di fortuna, sull'1-0 per il San Pio è successo il finimondo, un temporale, però noi siamo già nella fase finale. Quindi con questo ringrazio della vostra chiamata, della tua chiamata. L'anno prossimo ti richiameremo ancora sicuro. E in bocca al lupo per la vostra trasmissione e per tutto. Grazie. Allora,
l'applauso vostro, fatevi un applauso che sia ben agguerrante che per il Mantova. E salutiamo Alberto Quadri, grazie, grazie di essere venuto a Piazza Pallone. Grazie. Claudio Turella. Grazie. Chiaramente tutti i telespettatori, insomma, manca ancora una puntata. Cercheremo di chiuderla nel miglior modo possibile, perché Piazza Pallone ha raggiunto già delle cifre notevoli. Siamo al, se non sbaglio, 7º, 8º anno di trasmissione. Insomma, le abbiamo viste tutte, da quasi una Serie A, dalla ripartenza alla Serie D, alla C2. Esatto. Insomma, noi siamo sempre qua a dire tutto e informarvi di tutto quello che fa il Mantova giorno dopo giorno. Noi ci vediamo lunedì. Ricordo domani l'appuntamento, come sempre, con con Calciomania, la prima parte dedicata ai dilettanti con Andrea Giangiulio, poi la seconda parte con il calcio giovanile, poi tutti i giorni come sempre il TG Sport. Noi ci vediamo, ciao.